Demi Lovato confessa, uso regolarmente un'app di incontri. Dopo la sua relazione romantica con Guilherme Vasconcelos, praticante di arti marziali miste, Demi Lovato ha fatto perdere le tracce della sua vita privata scomparendo nell'oscurità. Certo, l'abbiamo vista mano su sedere con una DJ lunga di Los Angeles, ma non significa che la cantante di Tell Me You Love Me stia facendo coppia fissa con qualcuno. Tutto l'opposto, è felice e vive benissimo la sua vita da single. Demi Lovato, single ed esplosiva, come sempre. Tutti se lo stanno chiedendo, non è che per caso Demi Lovato stia cercando un nuovo fidanzato? La risposta è arrivata poche ore fa, quando la 25enne cantante di Sorri Note Sorri ha rilasciato un'intervista alla radio australiana di Kilienia Kio, sono completamente single al momento. E potrà sembrare strano, ma trovare l'amore quando si è una star del calibro di Demi, è particolarmente difficile. Dal canto suo, però, la cantante ha un alleato formidabile, e di cui non si vergogna affatto. Nessun problema a trovare qualcuno, sto usando Raya, un'app per gli incontri disegnata appositamente per le persone che fanno parte della industria. In questo modo, posso evitare gli incontri spiacevoli con qualche fan impazzito. Che cos'è Raya? Giù le mani, non è l'app per noi. Si tratta di un'applicazione specifica basata su iscrizioni molto selettive che filtrano l'accesso in base alla propria carriera, ai contatti e ai valori morali di chi vuole entrare nel giro. Una volta dentro, c'è un abbonamento mensile di $10 da sostenere. Raya, app per incontri VIP. Dentro Raya ci sono un sacco di persone importanti, attori, attrici, musicisti. Di tutto, davvero, spiega Demi con entusiasmo contagioso. A questa affermazione, i conduttori radiofonici hanno alluso alla possibilità che i profili di Demi Lovato e Angelina Jolie potessero combaciare e, chissà, le due avrebbero potuto combinare un incontro. Magari. Ha esclamato Demi, anche se al momento l'essere single è tutto quello di cui sente di avere bisogno, me la cavo benissimo adesso, tutto nella mia vita è davvero fantastico e non credo si possa essere più felici di così. A tenerla al top della sua forma fisica e mentale c'è lo sport, in particolare il jiu-jitsu brasiliano e le arti marziali miste. L'unica fonte di mistero all'interno della sua vita? Il suo orientamento sessuale. Grande sostenitrice dei diritti LGBTQ, ha specificato più di una volta che le sue preferenze in ambito sentimentale non dovrebbero mai essere oggetto di interesse dei giornalisti, che anche pochi giorni fa hanno tentato di estorcerle l'ennesima confessione. Demi è orgogliosa anche dei suoi ex, pochi giorni fa è stata una delle prime a congratularsi con Joe Jonas, fidanzatino ai tempi di Camp Rock, per aver fatto la grande proposta alla sua splendida fidanzata, Sophie Turner, volto di Sansa Stark nel Trono di Spade.